Salve ragazzi, sono Yata e bentornati su The Binding of Isaac, Antibird. In questo episodio, ve lo dico subito, questo episodio lo perderemo, c'è poco da fare. Perché tenteremo, non The Lost, magari fosse The Lost, tenteremo Jacob e Esau. Andiamo. Come avete notato, il personaggio è doppio e come si comporta? Abbiamo fisicamente due personaggi. Fanno le cose sincronizzate. Però vi ricordo che c'è un tasto, se non sbaglio R2, no, non mi ricordo quale sia il tasto. Vabbè, c'è un tasto per fare in modo che, intanto facciamo di sovrapporre, per fare in modo che soltanto uno dei due si muovesse. Pare che fosse questo, o bisogna per forza far così. Ok, non mi ricordo come funziona. Ah, ok, momento, move. Attack, bomb, item. C'era un modo per farli muovere. Ah, ecco. Perché lì non funzionava? Vabbè, comunque fatto sta che con questo sistema si muove soltanto Jacob e Saul rimane fermo. Questi personaggi hanno tutto doppio, vedete, hanno doppia vita, doppio tutto. I consumabili in realtà li tengono in comune, ok. E ora se ci riesco, vedrete che i power up li ottiene soltanto chi dei due effettivamente fisicamente era poi il power up. Ora, mi pare che qui si possa fare tipo una specie di picchiata del tipo che si può giocare veramente in multiplayer con un amico volendo. Però il punto fondamentale della questione è che questi due sono un casino da controllare. Perché, vabbè, immaginatevi, ovviamente lì vedete anche le stat doppie, sia dell'uno che dell'altro, e anche gli oggetti divisi. Io, perché immaginatevi già il fastidio, ecco. Perché ho preso danno? Perché sto guardando il danno di quello sbagliato. Allora. Ah, è vero, però mettono doppi cose. Questo me l'ero dimenticato. È una feature sì interessante, però me l'ero comunque dimenticato. Se dovessimo mettere un esplosivo, in realtà ne mettono due, perché ognuno dei due mette uno. Ok. Grande. Già. Ah, l'ha usato da sola. Perché giustamente. Non so perché l'ha fatta in realtà, Perfetto. Continuiamo. Qui c'è il boss. Ribadisco, non so fino a quanto riusciamo ad andare avanti. Perché non ho raccolto perché stava dal centro. Perfetto. Boss fight contro Gemini, che è un ironico, dai, siamo sinceri. È ironico con questo personaggio avere a che fare con Gemini. Sembra quasi fatta apposta, Vai. Ora, il piccolo Gemini sarà un problema per i nostri fratelli. Vai, no. Non mi spiacerebbe se Little Ish lo ribloccasse di nuovo. Perché a me mi dà molto sensazione di sicurezza il piccolo Gemini così che attacca. Allora, abbiamo ottenuto. Di danno e stavo prendendo il cuore di fede. Voglio passare nel downpour? Io in realtà preferirei di no, perché no, è già abbastanza tosta di su, cioè non chi ve lo fa fa, chi me lo fa fa. Basement 2, l'unica figaggine penso che ha questo personaggio, questi personaggi, non so se classificarlo come singolo o doppio, è che se riusciamo a usarli bene hanno quella cosa un po' alla multidimensional baby, nel senso che tutto sommato i danni quando si possono accumulare. Ok. Perfetto. Cuore nero. Allora, io vorrei che sto cuore nero lo prendessi tu, perché almeno entrambi hanno un po' di protezione per il fattore patto. Tra l'altro anche i patti possiamo decidere arbitrariamente chi dei due li ottiene.
Che è una cosa abbastanza figa, se ci pensate. 7. Facciamo che Esau si prende questo. Bravo, piccolo Esau. Tanto come sta messa a danni? Ancora danno base. In realtà hanno delle stat leggermente diverse, eh? C'è chi è più fortunato, chi ha un range maggiore. Però globalmente parlando sono molto simili. E questo è l'effetto del mostro astuto, eh? L'ho fatto vedere, evoca un mostro che temporaneamente arriva, cade sui nemici e se ne va. Ok, e lì ho visto che c'è una roccia segnata per... Perfetto. Questo giro preferirei che lo prendessi in turno. Ok. Faccio una prova un po' stupida, ma che va fatta. No, non è così. Vediamo un po' se riesce a fare questa cosa. Ho fatto una mezza cavolata. Quasi. Ho ottenuto N monete su N più 3. Sì, non c'ha voglia di contare. Penso sia visto. Ok, andiamo. Allora, un momento, mettiamoci bene bene dove poi facciamo il danno come si deve. Brace. Ok, qua mi secca perché non posso. Non ho abbastanza chiari per entrare là dentro, ma ciccia. Ne faccio una ragione. Fossero questi i problemi della vita. Olè, altro centesimo. E boss fight. Abbiamo anche abbastanza, direi, potenza di fuoco per affrontarla. E boss fight contro Steven. Ok, quasi. In realtà avrei preferito vivamente. Piccolo Steven è andato. Grande Steven pure. Ora, è irrilevante chi prende il power up, però finisco bene i famigli tutto sullo stesso. Pentagram. Pentagram. Facciamo una cosa. Olè. Il danno inizia a aumentare, non mi pare particolarmente. E lì comunque nel downpour ho detto che non ci va. È una scelta probabilmente non molto condivisibile da voi, però io nel downpour non ci voglio andare. Olè. Perfetto. 4-4. Perfetto. A meno che qui non ci sia una stanza segreta, lì non ci posso entrare. Vabbè, scendiamo al prossimo piano. Che è tra l'altro le caves, l'inizio delle caves. Olè. Si va. Quindi vediamo un po'. Catacombs. Ah, qui si può fare anche il trucco che ovviamente solo uno dei due prende il danno entrando o uscendo dalle stanze maledette. Dalle cursed room. Quindi un po' si può manipolare anche quello. Qui quando ci sono molti proiettili in giro è un problema con loro, perché ovviamente non ci si capisce, un accidenti. Olè. Centesimo. Ah, number one. Aspettate, eh. Allora prendilo dove sono. Ora sparate circa la stessa... No, non sparate alla stessa distanza nemmeno per il tavolo. Però Esau adesso ha un rate di fuoco estremamente più alto di quello del fratello. Che poi non mi ricordo se sono fratelli Esau e Jacob. O Giacobbe, diciamo, è Giacobbe. Che... No, non si può. Stavo cercando di vedere se potevo entrarci senza spiegare una chiave che non ho, quindi... Sarebbe stato molto credito come cosa. Olè. Tarocco che viene usato istantaneamente ed è un The Sun.
Vabbè, guardiamo il lato positivo, almeno il Tesan mi ha mostrato dove stanno le stanze vere. Mi ha fatto anche trovare abbastanza soldi. Solo a questo punto io metterei tipo così, così. Sbagliato. Non so se l'hai capito, ma volevo metterci una bomba e non tirarmi appresso mostro. Però non ha funzionato. Vogliamo farci anche il mini boss? Finalmente ci ricarichiamo l'oggetto da usare, tra l'altro, contro il boss vero. L'idea era quella. Non so se hai notato, ma l'idea era di usare il. Fai cook, quindi adesso ogni volta che rompo una cacca c'ha una chance decente di darmi oggetti. Cioè, mediamente sono consumabile, però. Pride, ciao! Vai! Olè! Bene. The Stars. Bello. Al momento ho trovato una chiave da qualche parte, quindi qua entro. Blankard. Blankard. Blankard è inutile. Con loro è inutile, non posso fisicamente avere carte. Entrare, stavo intanto durante questo. Cioè, ed è brutto dire che Blankard è inutile, me ne rendo conto, però è inutile. Ogni carta che trovo la usano istantaneamente. Cioè, è della tristezza immane, però è così. Necronomicon, che è apparso nel basement. Cioè, non so se vi immaginate quante. Uno tu e uno tu. Ora, boss fight. Vai. Accidiesi, abbiamo tolto già metà vita. Certo, probabilmente avremo dovuto aspettare, perché la Carrion Queen diventa più ostile andando avanti nello scontro. Quindi magari è da fare dopo. Vai. Vai. Olè, ecco. Poi diventa ostile fino a un certo punto, perché quando inizia a muoversi così espone più facilmente il suo punto debole. Certo, è più veloce tutto. E è un'altra storia. Olè. Non conosco questo oggetto. Tiazza. Ma è meglio che l'ho dato a quello che non ha le DLC estremamente veloci. Ok, scendiamo anche qua. E siamo arrivati al quarto piano, che è ben più di quanto mi aspettassi di arrivare con i due fratellini. Ammesso e non concesso che sono fratelli, perché ribadisco, non mi ricordo la mitologia ebraica abbastanza da. Io mi ricordo tanto che Saul era descritto come se assomigliasse a una scimmia. Vabbè, non riesco proprio a ricordare. C'è poco da fare. Quando non se, uno si ricorda, non si ricorda. Vai. Qua. Dico quanto è bello avere a che fare con torrette e gente che ci spara quando si ha sto personaggio che non brilla per evasività. E anche qui ho perso un'occasione, perché potevo sfruttare la peculiarità delle doppie bombe. Vabbè, se le chiedete però, grazie. Signori. Speravo che succedesse un'altra cosa, ma non fa nulla. Allora. Uno, due. Poi. Fatti tu il ruolo. Per chi se non si fosse capito, la mia speranza un po' vana era che di far cadere mostro proprio lì sopra. No, non posso stare 8 giorni. Mi spiace, figliuolo. Io vado oltre. Caves 2 ancora. Vabbè.
Ti pareva andando su che non si prendeva in qualche maniera. Olè. Pure questa immagino la usi istantaneamente. Test down. Ecco, vi devo ricordare che anche le pillole vengono usate istantaneamente senza darci la scelta. Qua dentro l'acqua santa, wow, proprio ciccoserie questa run, eh. Olè. Mezzo cuore, chiavi. Oh, sta blank card, proprio non riusciamo a toglierci la pescata. Ho tanti di quei soldi che un po' dei consumabili li spreco più, li prendo più e volentieri. Non sapevo come evitarla sta cosa. Olè. Però ognuno dei due può avere un trinket. Questa sarebbe stato meglio per memorizzarla prima sta cosa. Olè. Boss fight. Tromega. Che scherzando ridendo, ha fatto il super. Momento abbiamo appena fatto una sinergia. Perché ovviamente uno dei due trinket fa spawnare cacca a volte. L'altro fa ottenere cacche, fa ottenere cose quando. Vai così. Io col più range più. Ok. Krampus. Ciao. Spero in un lamp of color. In realtà non so cosa spero. Vabbè, però comunque ottengo un lamp of color, quindi va bene, va. Lamp of color. Vabbè. Ora. Si scende. E siamo arrivati alla depth. C'è già qualcosa. Depth 1. Nope. Ma fatemi capire. Non ce la faccio a rompere, perché a volte ci si riesce. Ok, non mi piace sta. Cioè, perché è fighissima, concettualmente parlando, però non mi piace perché mi mette quel margine di. Stai per fare una cavolata enorme. Nope. Di qua. E ok. Intanto forse le cacche generate da Mysterious Candy non generano cose grazie a per tutto, ci rimarrei un po' male però. No. No, buono. Olè. Perfetto. Bam, sì, tutto sommato. Dovrebbero poter. Ah no, forse soltanto quando lo fa Esau. Non sto uscendo un singolo centesimo. Vabbè. Terza option. Questo. E andiamo avanti. Perfetto. Perfetto. Facciamo la raccoglia bam tanto. Ah, si sì, simpaticone. Sempre. Sempre col portati poco, sti nemici qua. Si è visto, infatti. Penso che anche loro non sopportino molto meno. Ok, pillola che non voglio testare. Scrupolo, magari ci sta qualcosa di dentro.
Vai. Bravissimi. Sì, troppi danni sto prendendo. Tra l'altro non mi ricordo neanche cosa succede se uno dei due muore. Se nel senso si continua con l'altro o è game over istantaneamente. Mistero. Ma fa niente. Joker. Ok, il Brimstone è interessante. È interessante a dir poco. Chi dei due ha più danno? Nessuno dei due. Però Esaù ha molte più tears, cosa che in teoria dovrebbe portarlo a poter caricare il Brimstone molto velocemente, senza preoccuparsi del fatto che è un range basso, perché il Brimstone, come al solito, ha un range infinito. Iphone Pills. Back down. Health up. Pierce down. Fa niente, tanto è diventato Esaù il nostro procacciatore di danno, se così vogliamo chiamarlo. Iphone Pills. Tipo la terza Iphone Pill che ho usato nell'arco di... qua. Ok. Perché da, il danno del Brimstone di Esaù è comunque basso. Però è comunque un Brimstone. Si fa i suoi 13 tick di danno. Ok. Non sono sicuro di come sia morto, ma è morto. Lockdown. Sto avendo una fortuna talmente bassa che probabilmente muoio spontaneamente. Ah, se non mi ricordo mai, questo è mezzo invulnerabile. No, ho detto una cavolata. Non era più un core. Mi ricordavo fosse invulnerabile perché intanto che non gli fai... Allora, abbiamo appurato che se muore uno dei due, moriamo. Punto. Solo che mi sfugge perché sono morto. Dovrei guardarmi il video e vedere a che punto stavo con la vita, però non mi sembrava che ce n'avesse comunque di vita. Esatto. O forse stavo guardando talmente tanto Jacob che ha preso più e più danni qua e non me ne sono neanche accorto. Che è strano, cioè è triste dopo aver preso il Brimstone, però sono cose che cambiano. Dai ragazzi, alla prossima. Ciao ciao!